Questi ragazzini di Brooklyn hanno heavy metal nelle vene. Piuttosto che registrare davanti a una telecamera e postare tutto su internet, preferiscono esibirsi in pubblico, sui marciapiedi di Times Square a New York. Hanno fra i 12 e i 13 anni. Hanno chiamato la loro band Unlocking the Truth. Hanno appena firmato un contratto record di 1,7 milioni di dollari con la Sony. I loro idoli sono i Metallica, Slipknot, Disturbed. È divertente perché sono i miei amici, non riesco a pensare di fare qualcosa di meglio che suonare heavy metal con loro. Sia io che Malcolm impostiamo la melodia, poi Jared ci segue con la batteria. Imbastiamo l'intera canzone ed io mi occupo delle parole. La band si è formata ufficialmente 2 anni fa, da allora il gruppo è passato dalle esibizioni a Times Square all'apertura dei Guns N' Roses e hanno fatto anche una comparsata al festival musicale di Coachella, California. Anche se i paparazzi vengono a fotografarci, la cosa non ci tocca. I paparazzi scattano di nascosto? Certo. Non mi importa finché non mi citano in giudizio se cadono da un mio albero. Questi ragazzini rinverdiscono il sogno precoce americano. Per ora sono in tournée fino a fine d'anno fra Stati Uniti e Canada.